Il brano del Vangelo di oggi ci parla di uno dei più grandi pericoli nella vita spirituale: la superbia, il ritenersi superiore agli altri, arrivando fino al punto di pensare di non aver bisogno di Dio per salvarci. Nel pubblicano e nel fariseo è rappresentata tutta l'umanità. Tutti noi siamo peccatori, ma non tutti lo riconosciamo. Il fariseo giudica il pubblicano, punta il dito contro suo fratello, fa uso della fama dei pubblicani per sentirsi giusto, migliore, più degno di amore. Il pubblicano, invece, conosce se stesso e la sua miseria. Sa che ha bisogno di Dio per essere felice, per salvare la sua vita. Nella sua preghiera cerca il perdono. La cosa più importante nel Vangelo di oggi è cercare la risposta a queste domande. Che cosa è più gradito a Dio? Che cosa vuole il Signore che io faccia perché la mia preghiera venga esaudita? Dio ama l'anima che sa ascoltare e mettere in atto ciò che lo Spirito Santo gli rivela. Per poter fare ciò, bisogna quotidianamente esercitarci nell'umiltà, soprattutto quella spirituale. Hai l'abitudine di giudicare gli altri? Ti senti superiore a chi sbaglia? Com'è la tua preghiera? Di che cosa parli con Dio durante la tua preghiera?